Il maggio dei libri della Biblioteca Antoniana di Ischia è approdato nelle scuole con il concorso dal titolo Raccontiamo, giornaliamo, fotografiamo, tre sessioni nelle quali attraverso la scrittura e la fotografia gli alunni isolani hanno dovuto raccontare l'amore per la loro isola. Ad aggiudicarsi la vittoria tutta al femminile sono state tre ragazze, Maria Di Costanzo della quinta commerciale dell'Istituto Telese di Ischia per la sezione Fotografiamo, Irene Di Meglio della seconda A dell'Istituto Comprensivo di Forio per la sezione Raccontiamo testi in prosa e Matilde Iacono della seconda B dell'Istituto Vincenzo Mennella di Laccameno per i testi poetici. Tre ragazze che hanno in comune la passione per la materia in cui si sono cimentate. E ho voluto fare questa foto dove unisco sia l'antichità dell'acquedotto romano sia le nostre case di oggi, del 2021. In effetti un salto nella storia, però tenendo conto di tutto ciò che poi è sorto intorno. Sì, perché poi sappiamo che la storia ci accompagna sempre anche verso il futuro e quindi in questa foto io faccio abbracciare le due epoche e cerco di farle incontrare. La tua è una passione per la fotografia o hai partecipato così, tanto per farla? Io sono sempre stata interessata alla fotografia, soprattutto per via della scuola che frequento, e mi sono buttata in questo concorso senza sapere cosa ne sarebbe uscito e mi sono ritrovata contenta. Mi sono messa nei panni di un'ape e ho raccontato di come facevo il giro dell'isola. Di quello che vedeva, delle bellezze sì. Di Ischia. Sì. Qualche punto particolare che ti è piaciuto raccontare? Mi è piaciuto raccontare il tramonto di Cava, che mi fermavo a vederlo sulla spiaggia, perché mi fermo spesso a vederlo sulla spiaggia e quindi ho immaginato che mi fermassi a vederlo. La poesia si intitola Ischia, il mio mare di musica, e la composizione di questa poesia è nata proprio dallo studio di varie poesie di autori famosi svolto a scuola. E da questo poi ho tratto ispirazione proprio per la mia poesia, che quindi parla del tema del mare, soprattutto del mare della nostra isola Ischia. Delle bellezze, bellezze di Ischia esaltate dai tuoi versi praticamente. Sì. Ma c'hai la passione per la poesia? Sarai una futura poetessa oppure vorrai fare altro? Beh, mi piace tanto scrivere. Il professore del Telese Antonio Giamè, oltre ad esprimere soddisfazione per la vittoria della sua alunna, si è complimentato con tutte le vincitrici. Sicuramente è un orgoglio per un insegnante vedere che una propria alunna ha raggiunto un traguardo così importante. Il nostro ruolo è quello di accompagnarle a sviluppare le loro passioni e soprattutto a sviluppare il lato umano e farle crescere anche professionalmente. Quindi, dal canto mio sono molto orgoglioso e rinnovo gli auguri e le congratulazioni anche alle altre vincitrici. La direttrice della Biblioteca Antoniana Lucia Annicelli ha espresso soddisfazione per l'ottima riuscita dell'iniziativa. La biblioteca ha riscontrato un'entusiastica partecipazione da parte di diversi istituti scolastici, quasi tutto il territorio ha risposto con entusiasmo all'appello della Biblioteca Antoniana che chiedeva appunto a questi studenti di poter mettere il naso fuori dalla finestra, ecco, di uscire dall'isolamento e di raccontare il territorio nel quale vivono. Tutti bravi i ragazzi e le ragazze partecipanti, a partire dalle vincitrici, tutte ragazze. Sì, devo dire, intanto colgo l'occasione per ringraziarvi perché è un'ottima occasione per arrivare a tutti. Ecco, io mi complimento con tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso, ci hanno permesso davvero di poter viaggiare con loro, diciamo, sul territorio e di poter toccare con mano i sentimenti che questi ragazzi provano verso l'isola. E naturalmente un particolare pensiero va a Maria Di Costanzo, a Irene Di Meglio e a Matilde Iacono, che il 18 sono stati qui con noi e devo dire ci hanno regalato emozioni attraverso la condivisione del proprio contributo. Ma il contributo di tutti diventa un'occasione unica per la biblioteca, perché le biblioteche sono luoghi di conservazione e questi lavori diventano un'occasione per fotografare come gli occhi dei nostri studenti vedono il territorio.